grazie alla segnalazione di alcuni nostri ascoltatori, siamo entrati in possesso del numero di telefono di questo testa di minchia e gli abbiamo rotto il culo, io come avvocato Pistacchio. Dai, colleghiamoci, andiamo, vai. C'è qualcosa che irrita molto di più di un cactus tra le chiappe. C'è qualcosa che gli italiani temono molto di più di una rettoscopia fatta da Malgioglio. Un male oscuro con cui molti di noi sono costretti a vivere. I condomini. Esseri spregevoli che sporcano, disturbano, denunciano, si lamentano e soprattutto vi stanno sul cazzo. Lo Zoo di 105 si spaccia per un vostro vicino di casa e vi sfracella i coglioni con problemi decisamente assurdi. Arrivano i condomini. Pronto? Sì, salve, la famiglia Pizio? Sì. Salve, sono l'avvocato Pistacchio, yeah, della Pistacchio e Pagliuca. Senta, la chiamo in merito a una questione legata al vostro atteggiamento all'interno del condominio. Per favore. Signora, mi scusi, c'è il cliente che è leggermente alterato oggi. Un attimo solo. Le spiego, signora. Allora, pare che suo figlio Michele, o suo marito, chi è? Suo figlio o il marito? Marito. Cornuto. Stiamo calmi, per favore, mi scusi signora, il cliente è alterato, è un po' nervosetto. Allora, praticamente il suo vicino di casa lamenta del fatto che suo marito è un po' un casinaro, ecco, disturba nelle ore notturne. Mio marito. Suo marito, sì, poi. Ma sta scherzando? Signora, senta, io adesso le riporto quello che è la denuncia. Scusi, poi posso sapere chi è il vicino? Ma quale denuncia? Quello è il problema, sapere chi è. No, signora, per questione di privacy non posso dire. Se vuole, lei mi telefona, mi fa un'accusa simile. Allora, signora, le spiego. Io non è che io la sto chiamando, le sto facendo una cortesia. Io la chiamo per avvisarla che il vicino di casa vuole sporgere denuncia. Se riusciamo a trovare un accordo, magari evitiamo delle questioni che poi costano denaro a lei e all'altra persona, ecco. Allora, suo marito, non so se è lei o suo marito, secondo il vicino di casa, dai racconti, lascia del materiale pedo porno. Ma chi? No, guardi, forse lei si sta confondendo con qualcuno, siete impazziti tutti. Sono davanti alla porta di casa, ce l'ho trovato, davanti alla porta di casa. E anche l'immondizia mi buttano davanti al portone. Sì, stia calmo, per favore, faccia. Sì, sì. Scusi, io abito in via. Ma lei è sicuro che il mio vicino stia dicendo una cosa? E poi il cane suo può abbaiare, il mio no. E l'ho dovuto fare castrare. Calma, per favore, che qua partono schiaffi a tutto andare. Io non so con chi sto parlando. Ecco, sì, il discorso è questo, che pare che suo marito rientri a casa molto presto il mattino e faccia molti rumori, tipo. No, rumori anche di come si può definire? Di trapanate, trapanate. Sì, di masturbazione, ecco, roba del genere. Più porn si vede, lo riconosco benissimo, perché anch'io me lo vedo. Oddio mio Gesù, anch'io me lo vedo. Cioè, suo marito mi. Io non so chi sia il signore che ci vuole denunciare, ma io sinceramente sono allibita. Mio marito arriva del mattino, nessuno lo sente, il mio vicino a fianco non si è mai lamentato, io non so chi sia questo. Ecco, signora, allora è un condomino leggermente alterato, dice che ha sopportato per anni, è rimasto in silenzio. Ora ma adesso. Ma basta, mo basta. Sai cosa mi ha fatto, signora, suo marito? Sai cosa mi ha fatto? Mi ha messo la chewing gum dentro alla serratura e io sono rimasto chiuso fuori. Cioè, suo marito, che lei sappia, è un po' un maniaco sessuale. Ecco, no, cioè, no. Guardi, adesso scusa, qua non so chi sia, sto pazzo scatenato che mi sta denunciando. Se avesse coraggio mi direbbe anche il nome. Perché adesso mi alzerò io. Si calma, signora, che sono sbagliato. Ma non mi calmo, perché lei mi chiama, però non vuol dire il nome di chi ci sta accusando. È afficcato un cazzo di gomma nella casella postale. Madonna, ma chi è questo pazzo? Non lo riconosce, non lo riconosce. Ma basta, avvocato. C'ha ragione, scusi signora, però c'è chi capire, lei farebbe piacere trovare un fallo di gomma nella cassetta della posta. Io non so che con chi ci abbiate scambiato, ma mio marito queste cose sinceramente non le fa. Guarda, chiede tutto il condominio, ma è la persona più tranquilla di sto mondo. Apro la casella. Poi nel mio condominio, nella mia scala, non c'è un altro cane a parte il mio, quindi sto signore che ha il cane, io non so chi sia. Ma non si fa il nome, si ha più.
tutto il suo coraggio. Io c'ho il cane. Suo nome. Io se volevo prendere la bolletta, invece ci ho ritrovato il cane in mano. Quello non è mai successo nella nostra scala, sta cosa, eh? Mai successo, io non so con chi ti... Io c'ho un chihuahua molto piccolo, non l'ho fatto vedere mai a nessuno, il mio cane. Allora, signora, il mio cliente lamenta del fatto che poi quando il suo marito, suo compagno, entra in casa alle 5 del mattino più o meno, inizia a sentire gemiti, rumori di... No, guardi, si sbaglia di sicuro. Mio marito arriva alle 6:30 e noi alle 6:30 ci alziamo perché vado, preparo la roba ai figli che vanno via. Quindi tutti sti gemiti e rumori, io non so chi sia. Sente proprio eiaculazioni a profusione. Prima di mandarci una denuncia simile, che accerti che il vicino sia veramente un mio vicino, perché pensa che ci ha sbagliato proprio. Avvocato, sai cosa sento questo? Vieni porcone, vieni porcone, è lei. Oddio mio. Lei va segnando, io scrivo. E poi dice no, dietro nomi fa male, dietro nomi. Ecco, mi puoi ripetere cortesemente i gemiti, così li mettiamo sul verbale. Fa così. Vai porcone, vai. E poi dietro no, mi fa male. Il marito dai una volta tanto dietro. Dietro no, mi fa male. Ecco, sì. Signora, lei fa del sesso anale? Se c'è qualcuno che vive nel vostro palazzo e vi sta sul cazzo, minchia, ho fatto anche la rima. Mandaci tutti i suoi dati a popipopizo@gmail.com e ci penseremo noi a devastarlo. Oddio. Maestro, mi scusi, come faceva il condomino che dava un po' fastidio? Mi può ripetere, per favore? Prego. Dai, porcone, dai. No, dietro no, mi fa male. Gruppo Fineco, io assumerei l'avvocato Pistacchio. Se...